Cult of the Lamb è un bellissimo gioco uscito ad agosto 2022 ed è il figlio illegittimo di The Binding of Isaac e Animal Crossing. Io alla sua uscita ho completato tutta la trama principale, ma a gennaio gli sviluppatori hanno aggiunto un grande nuovo aggiornamento e sono tornato sul mio salvataggio dopo più di un anno per scoprire tutte le novità. Allora, siamo qua, questo è il mio salvataggio. Demonesimo, andiamo a vedere cosa c'è in più. Eccoci qua. At clothing. Ah, adesso potete anche vestire come volete i vostri follower, che carino. Allora, questo è il nostro villaggio. Ci sono un sacco di cose da fare, un sacco di posti diversi. Questa è la cattedrale principale, la chiesa dove vengono tutti i riti satanici, più o meno. Sicuramente hanno aggiunto qualcosa e io non posso immaginarmi cosa hanno aggiunto. Questi sono tutti i miei amici sudditi. Qua c'è un regalo. Ok, tre progettini che sono tre decorazioni. Va bene, voi tramite Twitch potete diventare i miei follower, i miei seguaci. Intanto recuperiamo qua la cacca perché sennò... Non so cosa stia succedendo, devo essere sincero. A quanto pare ho migliorato la scopa. Questo simbolino qua vuol dire che c'era un disertore e lui era in prigione perché deve essere rieducato. Questi sono tutti purtroppo i nostri follower che sono morti. Andiamo a provare a vedere se riusciamo a comprarne uno. Sì, perché si possono anche comprare. Dovrebbe esserci il venditore qua, eccolo qua. Ciao, costa 100, assolutamente sì. Lui è un nuovo adesso amichetto che potrà diventare parte del nostro culto. Vabbè, lo accetto, fa niente. Dopo provo a comprare un altro così magari riusciamo a capire meglio, non vi preoccupate. Questo è praticamente l'altare dove ci sono tutti i potenziamenti del villaggio. Ah, e c'è effettivamente qualcosa in più. Taylor? Il tessitore? Per creare outfit per i follower, va bene. Sblocchiamo il tessitore. Qua c'è una cacca dorata. Che mi dà anche monetine, let's go. Questo è il piccolo campo dove alcuni dei miei amichetti piantano i semini. Si può fare o automatizzato oppure farlo fare a loro. E siccome è un nuovo giorno, facciamo un nuovo sermone. Questa è la cosa principale. Questa è la cattedrale dove si fanno i sermoni, dove si guadagna fede. Aha, 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 perfetto. E adesso non so cosa stia succedendo. What is this? Oddio, è una cosa nuova questa, fermi un attimo. Crown bearer, portatore della corona. Che bello che poterti finalmente parlare. Il giudice di quello che è giusto e sbagliato nel mondo. Il loro compito è seguirti. Ti offrono la loro lealtà e devozione, ma non è abbastanza. Sento il loro peccato che gli cresce dalle loro anime. Ah, devo usare il loro peccato? Ok, mi dà degli oggetti per sfruttare i peccati dei tipi. And do not forget that here you are their god. Sì, io sono il loro dio, è vero, è vero, è vero. Ah, può essere usato per migliorare il tempio. Questa è tutta roba nuova, eh. Ah, eccolo qua. È una nuova punta del... non è pentacolo, ma ormai è una stella a 6 punte. Allora, possiamo scegliere tra due cose. I seguaci devono competere in una danza nuda... E devo selezionare il mio preferito che riceve del peccato. Ok, devono iniziare la violenza e devo scegliere chi è il leader che riceve il peccato. Tizio a caso dice la violenza, raga, la danza nuda è troppo divertente, dai, vi giuro. Proviamo subito questo rituale. Questa non è una danza nuda. Ora sono nudi. Chi ci piace di più? No, non posso, credo, per contratto selezionare mia morosa come la migliore. Uno che non è così vecchio, per l'ornitorinco, no. Crablet? No, Crablet è anche molto vecchio. Goffredo? Andiamo con Goffredo? Ma sì, dai, andiamo con Goffredo. Bravo, Goffredo! Adesso hai del peccato in te. Woo! Vi giuro, è adorabile sto gioco. Quanta altra roba? Ora cosa possiamo fare? Migliorare il tempio? Ah, bene. Aggiungiamo una decorazione al tempio. Ok, è effettivamente molto più carino. Vediamo se possiamo resuscitare il buon Lollo. Resurrection. Facciamolo. Dove cacchio sei, Lollo? Sai che non ti vedo. Facciamo decidere a voi chi resuscitare. Vediamo se funziona. Ok, direi che 11 voti sono sufficienti. Vediamo chi è stato... Ah! Beh, grazie. Yo! Ok. Perché questo qua è nudo? Ah no, ma sono tutti nudi. What? Sono rimasti nudi da dopo... dopo la danza sono rimasti nudi. Va bene. E finché sono tutti nudi mi sa che nessuno lavora. Proviamo a sbloccare queste nuove cose qua del peccato. Ah, mating tent. La tenda dove si fa l'amore. Ah, costa un peccato. Va bene.
Dove sei? Tenda del sess. Intanto che siano nudi e che se la bagolano, andiamo a fare una missione, dai, vediamo cosa ci viene fuori. Andiamo a fare una missione a caso, dai, andiamo qua. Questa è la parte fondamentale del gioco, il roguelike. Blunders is a shot target, ma dai, le armi a distanza, queste non c'erano una volta. Farà più danni ai nemici più vicini, ok. E questo invece è l'incantesimo tipo, che si fa, non mi ricordo con quale tasto. Ok, col tasto destro, a posto. Ovviamente c'è la capriola un po' alla Enter the Gungeon, come potete vedere. Durante le missioni si possono anche raccogliere risorse per essere portate nel villaggio base. Vediamo però se riusciamo a trovare un'arma corpo a corpo. Che un follower chiamato Fiti è diventato vecchio, come si vede qua a sinistra, va bene. Hack's Throat, increased attack damage for 10 seconds. Col tasto centrale del mouse posso avere tipo un oggetto attivo di Isaac. E mi aumenta in teoria l'attacco per 10 secondi. Ci sono le carte che ti danno tipo dei potenziamenti costanti, tipo questa che rivela la mappa, un po' una The Mind su The Binding of Isaac, ok. Lui è il tipo simpatico che mi dà le carte. Che carte mi dai? Direi che il fatto che i nemici droppano il doppio non è male. Il fervore serve per fare gli incantesimi tipo questo qua, appunto. E qua si sceglie il percorso dove andare. Qua c'è un punto esclamativo, quindi direi che andrei per di qua, perché sono curioso di capire cos'è. Il cotone? È una nuova piantina aggiunta? Ok, meno male che posso anche spararlo invece che raccoglierlo. Beh, uguale. Quella, la croce verso il basso significa che c'è un'area con i mostri. Oh, esatto, ragazzi. Ora in teoria dovreste poter votare se aiutarmi oppure ostacolarmi. Ah, ok, no. Qualcuno ha deciso di aiutarmi. Ho ricevuto un piccolo demonietto vicino a me. Grazie, amici della chat. Allora, possiamo scegliere tre diversi incantesimi diversi. Ah no, questa è un'ascia, questa è un'arma, non è l'incantesimo. Dai, voglio provare l'arma corpo a corpo. È difficile, schivare tutti sti mostri. Non sono più abituato a giocare in questo modo. Qua sopra, voi non lo vedete bene, ma mi dice che c'è tipo una stanza segreta. Piazza una bomba? Non posso piazzare bombe. Non so che fa. È vero che posso lanciare anche l'ascia. Madonna, quante robe che si possono fare che non mi ricordavo. Che devo fare, Mr. Crabless? Spacca quelle colonne. Tutte? Devo spaccarle? Ho fatto anche ciò. Aha! Questa colonna devo spaccare. Stanza segreta? Oddio. Make offering? Che è un patto col diavolo, ragazzi. Proviamoci. Ancient table numero 1. Oh no! La lore! La tanto odiata lore! A me non frega nulla della lore! Il fucile che mi fa recuperare un po' di vita. Quando sto per morire qua? No! Ah no, ok. Mi Kirby è morto. E la mia povera morosina Sara si è spaventata perché lei ha il tratto di aver paura della morte. Altra carta. Danno velenoso, non è male. O aumenta il danno delle maledizioni. No, il danno velenoso. Mi piace. Ah, piano. Ok. Ok, ragazzi. Stiamo per affrontare il boss. E non siamo tanto forti, sapete? Ciao, Eligosh 2. Oh, fuck. Mamma mia. Duke of Flies, più o meno. È letteralmente più o meno Duke of Flies. Dov'è finito? Ok, Duke of Flies non attraversa la stanza così, però. Curiamoci un attimo, va là. Vieni qua, lurido bastardo. E basta con ste moschine. Nice. Qua posso ritornare al culto? Qua andare dove? Non mi ricordo, raga, ste cose. Ma noi ci proviamo, andiamoci. Ah, possiamo continuare? Nice. L'ho finito con la reliquia. Tantissima roba. Andiamo, ragazzi, andiamo. Che casino c'è qua dentro? Madonna, gente malata, gente che si rivolta. Oh, cos'è? Te devo rieducarti in modo che diventi di nuovo sano, va là. Ok, meno male. Qua puliamo sta mega cacca. Mannaggia. Che vuoi tu? I just wanted to say that I love you. Grazie. Qualcosa per aumentare la fede. Un banchetto? Abbiamo un banchetto? Esatto. Tutti a mangiare, amici. Tutti a mangiare. La fede torna ad aumentare. Guarda che carini tutti quanti. Cosa posso fare ora? Allora, se prima abbiamo scelto la danza nudi, ora possiamo scegliere un rituale che prenda il peccato di altri. Oppure mangiano un altro seguace? Facciamo le cose abbastanza carine. Perché tutti votano cannibalismo? Niente. La gola del cannibalismo.
Oddio, che cosa brutta. Ora dovremo essere in grado di craftare la capanna dell'amore. Devo fare anche il silk, che palle. Un posto per far schiudere le uova. Vabbè, intanto facciamo questa, dai. Sblocchiamo anche il posto dove bere, dai. Facciamo delle birre per generare del peccato. Amore. Nice. L'angolo dell'amore viene creato. Aiutatemi a costruirla, piccoli schiavetti. Scegliete voi chi deve fare l'amore. 3, 2, 1... Ovviamente. E con chi farò l'amore? È parte della lore. Ci sta. Ha 50% di possibilità di briddare. Perché cambia? Ah, a quanto pare cambia. Paradossalmente con Sara è una di quelle più alte. Speriamo. Mi sa che hanno accettato. Sì! Che cosa carina! Ah, e si possono incrociare tipo i trait. Beh, direi... il mio positivo, perché Sara ne ha 3 negativi. E questo qua guadagna fede quando è malato, perché gli piace essere malato, a quanto pare. Hanno fatto all'amore, hanno fatto un ovetto. Oh, sono stanconi, distrutti dalla vita. Anche tu, Sara, vai a dormire, ti prego. No, non posso ancora comprare nessun follower. Potrei fare un'altra avventura per cercare di trovare così un altro follower. Se ne sta chiudendo uno. Hai ragione, hai anche quello ragione. Posso coccolarlo. Ho migliorato ancora una volta il livello della scopa. Ora ho la scopa vampirica. E ora ho la scopa vampirica con le foglioline rosse, a quanto pare. Noi intanto si va a fare una nuova avventura. Allora, questo cos'è che era? Il purgatorio. Non mi ricordo cosa sia. Andiamo. Fight all the bosses after one another. E a quanto pare nel purgatorio devo fare tutti i boss uno di fine all'altro. Cosa complicata. E abbiamo di nuovo l'archibugio come arma. Che palle, non è così buono lui. Ah, proprio così, subito al boss. Baalzebub! Lui è il vero Duke of Flies, allora. E ho anche per sbaglio, in qualche modo, schivato... Ok. L'ho fatto fuori con l'incantesimo, meno male. Mi prendo, ragazzi, la reliquia che usa altre reliquie randomiche. Qua abbiamo Barbatos. Vieni qua, Barbatos. Ok. Nice! Mamma mia! Saleos. Ecco appunto, congeliamo i nemici, va là. Dai che sta per morire comunque. Vai giù, vai giù. Yes. Amici, pronto, pronto qualcun altro a generare il culto? Ah, è vero che possiamo anche mandare gente in missione. Chi volete che mandiamo in missione? In missione? 5, 4, 3, 2, 1. Ehi, andiamo in missione, dai. 78% di possibilità di vittoria per un nuovo follower. Ho quasi un quarto di possibilità di morire. Proviamoci. Mi raccomando, demone. Intanto abbiamo anche qua un nuovo coso. Ottimo. Possiamo aumentarci il livello della... cioè la velocità con cui si schiudono le uova. Chi ballerà per noi? Mr. Crabless! Fai un balletto. Oh, wow! No, fuck! Non lo sapevo! Mi sono perso un attimo! Beh, è stato abbastanza? Ok, è stato abbastanza. Ora abbiamo un peccato in più. Very nice. Sapete cosa vuol dire? Che possiamo migliorarci questa. E così il nostro vetto si può schiudere più velocemente. Ok, la gente va a dormire. Amici, mi sa che possiamo anche andare a fare un'ultima missione. Piano. Madonna, quanta gente. Non avevo notato la mia vita. Qua dovrei sacrificare qualcuno per tornare a sopravvivere. Ciao, Pummer. Chiunque tu sia. Ok, almeno adesso, amici belli, ho un nuovo seguace. Vieni qua. Dai. Oh, meno male. Tre grandi regali, va bene. Oh, oh, oh. E direi di andare a fare un piccolo rituale. Anzi, un paio di rituali. Ma prima di tutto, l'ultima dottrina del peccato. Vediamo qual è. I seguaci che nascono dalle uova saranno nati con un po' di peccato. I figli nati dalle uova nasceranno con un po' di lealtà. Volete che il figlio di me e Sara nasca col peccato o con la lealtà? Va bene. Facciamo nascere il nostro figlio col peccato. Born of sin.
E dopo facciamo soltanto agognato duello. Vediamo cosa viene fuori da un duello. Fight Pit Ritual. Allora, tizio a caso lo mettiamo per sua volontà. Tizio a caso contro? No? Le ali, ok. Tizio a caso, ti ha distrutto. Che faccio, lo salvo o lo uccido? Lo salvo, dai. Petto l'ovetto? Si schiude? Ah, schiuditi! Oh, sono tornato! I have returned safe from missionary. Hai portato un'offerta. Perfetto! Amici, vediamo chi ora viene indottrinato. Ah, ciao Antonio, benvenuto. Ciao Gumi. E direi che tu vai immediatamente a zappare i campi. Vedo anche la mia anima, se posso vivere là è molto meglio di Roma. Sei sicura? Vedi questo Bowser che è molto vecchietto e molto inutile? Sai cosa possiamo fare con lui? Succede ciò a Roma? Direi che fai un giro a San Lorenzo la sera, poi mi dici cosa succede. Qualcuno alla birreria sta bevendo? Ah, la birreria aperta, che ridere! Eh sì, è un po' imbriachino il Goffrey. È a livello 10, Goffredo, quasi? Posso farti arrivare a livello 10? Boia, Goffredo è al 10. Potentissimo è Goffredo. Make me one of your disciples, I'll work harder than any other. Sono il tuo seguace più leale, Goffredo, è vero. Facciamo Goffredo il nostro aiutante prediletto, assolutamente sì. Perché è arrivato a livello 10, che cosa carina. Oh, adesso è un vero discepolo. E sono tutti contenti. Ragazzi! Sheikah! Che carino! So come chiamare il figlio di me, Sara. Lei si chiama Farella di cognome. Io sono Michele. Mirella. Che carino che è! Vieni qua, Mirella! E dai, ragazzi, facciamo fare il sesso ancora a due persone. Ovviamente Goffredo. Chi poteva essere se no? No, scegliamo qualcuno con cui Goffredo possa avere buoni rapporti. Tizio a caso. Sì. Ah, tra l'altro mi sa che è speciale lui. Può avere quattro cose belle. Wow. Quanta roba. Un super follower mi nasce. La nostra Mirellina è troppo bella. Amici, che dire? Mi sa che abbiamo visto bene o male tutto di questo nuovo update. Mirella ha appena fatto la cacca. Non si era visto perché avevo già cambiato scena, ma Mirella aveva letteralmente appena fatto la cacca. Bene.